Organizzatore della serata, presidente del club Bellizzi, editore di Salerno Granata, una serata ricca di soddisfazioni. Beh, sicuramente è stata una serata bellissima, una serata all'insegna della salernitanità, una serata all'insegna dello stare insieme. Soprattutto sono molto felice stasera perché abbiamo avuto modo di poter festeggiare la promozione in C1 e ritornare lì dove eravamo neanche due anni fa. Quindi un pronto ritorno da parte della Salernitana nella sede dove gli compete, e soprattutto sono stato molto felice di poter premiare due dei giocatori più rappresentativi della Salernitana di quest'anno, Manuel Mancini e Gustavo. Proprio su questi due giocatori, insomma, un tuo pensiero: Gustavo, un giovane su cui scommettere, Mancini, un giocatore che deve assolutamente restare a Salerno. Sicuramente sono d'accordo con te, Gustavo, un giocatore in prospettiva molto 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 valido, un calciatore che sicuramente potrà dare tanto a Salerno e sicuramente non farà mai mancare il suo apporto. Ha ancora un contratto per qualche anno, un altro anno, quindi sicuramente ne vedremo ancora. Discorso diverso per Mancini: io mi auguro e auspico che Mancini possa rimanere a Salerno, perché veramente è il jolly di centrocampo, quindi senza di lui la Salernitana perde parecchio. Quindi, rimanendo Mancini, sono convinto che possa alla fine avere una squadra quell'anno prossimo completata intorno a lui, molto più forte di quest'anno. Un'ultima cosa: il centro di coordinamento, il club Bellizzi, rispondono ancora una volta con i fatti e la programmazione non è ancora finita, ci saranno ancora tante iniziative. Ma noi lavoriamo in silenzio, non abbiamo bisogno di fare delle esternazioni eclatanti. Il nostro lavoro è sotto, è sotto traccia, non abbiamo dietro le quinte, sì, non abbiamo bisogno di fare dei proclami enormi. La cosa che, diciamo, in verità ci fa stare tranquilli e contenti è la risposta del pubblico che abbiamo quando facciamo queste manifestazioni. Questa sera erano in tantissimi per una manifestazione fatta a Bellizzi, nonostante i festeggiamenti già fatti da qualcun altro. Oltre 150 persone hanno preso parte giovedì 23 maggio 2013 alla prima edizione della Kermesse Ippodoro, ideata ed organizzata dal presidente del club Bellizzi Granata, Rocco Calenda, con l'obiettivo di primare i due calciatori della Salernitana che avevano ricevuto il maggior numero di preferenze sul sito Salerno Granata da parte dei tifosi salernitani. Acclamati dai presenti ed accolti con video celebrativi e sventolì di bandiere, i calciatori Manuel Mancini e Gustavo Vaginin sono stati eletti rispettivamente miglior giocatore e miglior giovane per la stagione sportiva 2012-2013. A loro è stato consegnato un bellissimo cavalluccio marino di ceramica in segno di riconoscenza per il grande rendimento offerto quest'anno e per l'attaccamento alla maglia dimostrato per tutto l'arco della stagione. Mario, allora un tuo pensiero su questa serata, un premio che testimonia l'affetto dei tifosi nei tuoi riguardi? No, ma Salerno mi ha fatto sentire il calore sin da quando sono arrivato. Abbiamo subito cominciato a far bene, a vincere. La città mi ha dimostrato che mi vuole bene. Quanto ha influito il pubblico nella vostra cavalcata vincente? Vabbè, sicuramente il pubblico salernitano è un dodicesimo uomo in campo. Noi, come tutte le squadre, hanno bisogno del calore del proprio pubblico. In chiusura, insomma, al di là del tuo futuro, un saluto ai tifosi e magari un arrivederci all'anno prossimo. Per adesso facciamo un arrivederci, poi vediamo come si svolgerà il mercato estivo. Comunque sia, io avevo dato già disponibilità per tornare, però comunque sia, a volte non dipende solo da me. Tra i momenti più belli della serata, la sfilata di sei ragazze che indossavano le magliette storiche della Salernitana riferite agli anni delle promozioni in A ed in B, con il materiale messo a disposizione dal noto collezionista salernitano Luca Vallone. Molto toccante il ricordo di Enzo, Ciro, Peppe e Simone a poche ore dal 14° anniversario della loro scomparsa, tutti in piedi ad applaudire con commozione quattro angeli granata morti nel rogo appiccato sul treno di ricordo. Ormai 14 anni fa, con frasi di incoraggiamento rivolte soprattutto ai familiari, immancabile anche una menzione a Carmine Rinaldi, leader storico della Curva Sud, scomparso circa 3 anni fa, ad Agostino Di Bartolomei, protagonista assoluto della cavalcata in B con Anzalone, a Biagio Resi, storico esponente del centro di coordinamento stroncato da un infarto nel giugno del 2011. Queste serate sono molto toccanti, ha commentato Rocco Calenda, ci permettono di dimostrare l'amore per la Salernitana da parte della provincia, ma anche di riflettere e ricordare chi non c'è più.